C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina, vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Mai più, mai più. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti questa sera alla prima delle quattro serate che l'Associazione Culturale L'Agorà di Lavagna vuole dedicare ad una delle figure più rappresentative del nostro territorio, il maestro Francesco Dall'Orso. Questa sera parleremo del maestro Dall'Orso nella sua versione di artigiano, quindi di ragazzo di bottega. Come una persona può da un semplice materiale far uscire una opera d'arte. Nelle prossime serate invece parleremo il giorno 12 del premio Dall'Orso, nella sera del 14 invece parleremo con Franco Casoni e la professoressa Vaio Ricci del maestro Dall'Orso e del suo legame con la città di Lavagna. Termineremo la sera di sabato 17 luglio con la figura di Francesco Dall'Orso e le sue tecniche, tutti i vari materiali che ha utilizzato nella sua carriera e tutte le varie tecniche. Per questa serata abbiamo chiesto un aiuto a chi artigiano lo è ancora ora e con esemplare maestria continua questa nobile arte dell'artigianato. Quindi è con noi questa sera Franco Casoni, che ringraziamo tantissimo. Queste serate dobbiamo necessariamente fare dei ringraziamenti, in primis al Comune di Lavagna che ci ha permesso di effettuare queste serate in una cornice così bella e così suggestiva. Ai vari relatori, Franco Casoni, la professoressa Giulia Vaiorici e ai ragazzi vincitori del premio Dall'Orso, e ai tanti amici che ci supportano sempre nell'organizzazione di queste serate. Posso pensare a Lorenzo Scotto di Giorgi Garden, che ci supporta sempre con delle fantastiche creazioni. L'amico Giuliano Fogola, che anche questa sera è con noi a riprenderci. La nostra socia e amica che tutte le volte ci assiste in ogni fase delle preparazioni, Daniela Soncino. E un'altra socia, ex segretaria del passato direttivo, Barbara Pinelli. Dobbiamo ancora ringraziare Riccardo Penna, perché sue sono le foto del maestro Dall'Orso che vedete entrando, e sono veramente dei ritratti estremamente belli e rappresentativi. Noi abbiamo dovuto scegliere, ed è stato veramente difficile fra queste fotografie, una che potesse andare bene per la locandina. Vi assicuro che è stato veramente difficile. Per ultimo, ma non per ultimo, vorrei ringraziare Lina Dall'Orso. Yeah.
che ci permette di condividere quello che ha fatto il suo papà e ci regala in questo modo dei momenti di grandissima bellezza. A te, Lino. Ha già detto tutto la Presidente, quindi ho pochissime cose da dire, se non ringraziare ulteriormente tutte le persone che sono qua, in particolare un grande amico di papà, un artigiano, che secondo me meglio di lui non potevamo scegliere. Bravo Santo! Una cultrice del territorio, del nostro territorio, che papà amava tanto, Giulietta, la professoressa Giulietta Vaiorici, e poi tutti voi che siete qua, perché se siete qua vuol dire che l'avete conosciuto, lo avete apprezzato oppure lo volete conoscere. Lui oramai non c'è più, ma sono sicuro che questa sera sarebbe qua e vi saluterebbe tutti. Grazie. Buona serata a tutti. Buonasera. Quando Lina e l'amica Linda mi hanno chiesto di poter dire qualcosa di Stea, perché noi a Chiavari lo chiamavamo Stea, e è stato per me un motivo di orgoglio e di contentezza, perché è un pretesto per parlare di artigianato. E solo un artigiano può capire il valore e la difficoltà che affrontano gli artigiani sia al giorno d'oggi che nel periodo di Francesco. Tanto Francesco nasce esattamente 100 anni fa, infatti se fosse vivo, a parte che è mancato nel 19, quindi è arrivato longevo, ci fa molto piacere. E tra l'altro ci tenevo anche a parlare di Lavagna e dell'artigianato di Lavagna, perché in quel periodo lì forse la gente si è dimenticata, a volte dico, certi amministratori sono talmente giovani che non sanno apprezzare le persone che hanno avuto in questa splendida città, che è stata una città che ha avuto dei fermenti notevoli. Penso soltanto al cimitero, ci sono delle personalità che intanto hanno fatto l'unità d'Italia, lo dimostra il fatto che in questo quadrato di casette tutte le strade hanno un nome legato al Risorgimento, da Rino Bixio a Via Palestro, Via Montebello, Via Ugo Bassi, Via Carmagnola, tutte queste cose ricordano, e nel cimitero ci sono anche dei garibaldini. Perché dico questo? Perché il cimitero per Francesco è stata una palestra. Perché io avevo chiesto a Linda di preparare una serie di fotografie che facessero vedere praticamente il percorso che questo ragazzo del 21, prima di arrivare appunto a fare le cose che ha fatto, aveva percorso una città che aveva già i suoi lati artistici. Basta pensare che lui abitava in quella piazza che poi ne parlerà Giulietta, che si chiamava il Turutto, e faceva una stradina che senza dubbio avrà visto quel San Giovanni Battista che si trova nella via del Borgo. E queste, ad esempio, ecco, scusate, ritorniamo un attimo indietro. Questo edificio che voi vedete che attualmente è tormentato da una banca, quello lì era la casa dei Repetto. Qui di solito i Repetto li chiamano al plurale, i Repetti, perché è un accrescitivo, nel senso che era un'attività che ha creato tante opere d'arte. Pensate che gli artigiani che lavoravano in questa casa, vabbè, qui ci abitavano, forse c'erano gli studi, il laboratorio poi era dietro, che in concomitanza sia davanti alla ferramenta dei Demartini, oppure dalla parte opposta verso Forni, dove c'è quel grosso deposito. Ebbene, immaginate che qui completavano degli altari completi di tutti, li finivano, li montavano, li numeravano, poi li smontavano, li mettevano su dei cassoni e partivano per le Americhe, Buenos Aires, Perù, San Francisco, Massachusetts, ho studiato dove sono arrivati questi manufatti. Soltanto a Chiavari, se andate ad esempio vicino al palazzo dei Bianchetti, in faccia c'è una casa dei Cella, lì c'è una scala con due tornanti per salire su, poi con un ballatoio, con una stella che rappresenta l'Italia, che farla adesso avevamo calcolato che potesse costare 1 miliardo, non esagero, perché tanto marmo di Carrara,
E quindi immaginate che da questi opifici uscivano delle opere d'arte. Poi purtroppo la ditta passò in mano ai bianchi e ai sanguinetti, e in quel periodo lì il nostro ragazzo va a bottega. Va a bottega, però prima di andare a bottega va a scuola da Franchi, perché a 9 anni già questo ragazzo, come stavo dicendo, come si usava nei nostri tempi, io da ragazzo, per quello voglio parlare dell'artigianato, d'estate non si andava a bigalonare, figli di artigiani, ma poi faceva il calzolaio, dato in via Palestro, ci mandavano in altre botteghe affinché noi artigiani potessimo scegliere nel tempo dei 3 anni precedenti alla scuola superiore chi faceva il ciclista, chi faceva il sarto, chi faceva il tipografo. Ma se uno non ha la possibilità di provare da ragazzo, non è come adesso che i ragazzi vanno all'università, poi gli chiedi cosa farei da grande, boh, perché in sostanza c'è stato un appiattimento della scuola preparatoria che il ragazzo non sa ancora cosa dire, mentre invece noi, come Francesco, sapeva cosa voleva fare, tant'è vero che si è distinto col professor Franchi, che tra l'altro Franchi, per chi non lo sapesse di Lavagna, ha costruito i più bei palazzi che si trovano in Piazza Vittorio Veneto, anche a Chiavari ha costruito dei palazzi di Bianchetto, dei Boletto, quindi era una grossa personalità, forse non se ne parla abbastanza, però sappiate che una volta non si aveva bisogno dello straniero, tutte le cose venivano fatte in loco, quindi il muratore, l'architetto, gli stessi manufatti venivano fatti qua. Quindi immaginare che questo ragazzo che fa le elementari poi va a bottega da questo opificio che vi sto spiegando adesso, e lì logicamente, come in tutte le botteghe, come l'ho vissuta io, i laboratori innanzitutto erano non politicamente corretti, ma politicamente scorretti, erano antisindacali, perché allora noi eravamo i più piccoli, quindi eravamo soggetti a fare le cose più umili ma anche più faticose. Ad esempio, mi risulta che Francesco portasse dei pezzi di manufatti alla facciata della costruenda chiesa di Santo Stefano, perché siamo già del 35, 36, 37, tant'è vero che la chiesa è stata benedetta del 40, quindi è durata 5 anni quella fabbrica, ed è stata fatta tutta qui a Lavagna, grandi artisti a noi. Questo ragazzo gli diedero come primo prova d'artista di fare i dentelli, vediamo se riusciamo a vedere i dentelli. Ecco, intanto la facciata non era così. Ecco, i dentelli sono una parte dell'architettura sotto il cornicione. Ogni dentello è spaccato a mano, limato. Voi immaginate che questi ragazzi, il problema più grosso era misurarli con dei compassi affinché fossero tutti uguali. Poi, dal punto di vista architettonico, il centro e il finale è composto dalla famosa pigna. E questo pare che sia stato il capo d'opera di questo ragazzo, perché tant'è vero che è stato anche motivo di invidia da parte di un maestro, di un certo Soracco, il quale era adulto, e vedere che questo ragazzo praticamente si primeggiava nella bottega gli ha dato un po' fastidio, perché questo uomo era già adulto, magari avrà avuto 27-28 anni, però un ragazzo che questo qua primeggiava. Tra l'altro il proprietario, pare che poi in questa bottega girasse anche il famoso Riboli, che era questo munifico personaggio che, anche se poi era stato legato al partito del fascismo, però devo dire che a Lavagna ha fatto tante cose, ha partecipato soprattutto alla costruzione di opere come il campo sportivo, di altre associazioni, eccetera, eccetera. Ebbene, questo signore aveva incentivato a prendere proprio sotto l'ala protettiva dei bianchi e dei sanguinetti questo Dall'Orso, e da lì è nata praticamente la fortuna di Dall'Orso, perché Dall'Orso in questo periodo qua primeggia anche in questi capitelli, e voi immaginate che quella chiesa lì, la facciata è costata 580.000 lire, 150 ce l'ha messa la popolazione di Lavagna, gli altri 380 ce l'ha messa sempre questo signor Riboli, vabbè, guardate palanche, quindi così. E voi immaginate che perché vi dico questa cosa qua e c'entra il partito fascista? Perché in quel periodo lì, 35, l'Italia fece quella porcheria dell'invasione della Somalia, dove tu sei stato, Roberto.
E allora la Società delle Nazioni, che non era ancora l'ONU, ma era Ginevra, fece le famose inique sanzioni, cioè i materiali italiani non venivano più esportati negli Stati Uniti. In quel momento lì praticamente tutti gli opifici che facevano opere d'arte, soprattutto artisti, si sono trovati ad avere i magazzini pieni. Allora giustamente le camere dei fasci hanno fatto un modo, come ha fatto Roosevelt negli Stati Uniti, ha fatto una specie di New Deal, ha stimolato questi ricchi, che si erano arricchiti chiaramente con cose forse anche illecite, a far sì che quelle opere che dovevano andare negli Stati Uniti venissero utilizzate nelle chiese. Vi posso assicurare che del 35 Moretti ha fatto la facciata di San Giovanni a San Giovanni, Brogiani ha fatto la facciata di Travertino a Rupinaro. Questo comincia nel 35 e finisce nel 40. Vedete che se siete mai stati ad Amborzasco, le colonne di marmo sono sempre del 35, per ricordare anche Santo Stefano. Quindi c'è stato un momento che queste opere che dovevano andare all'estero, poi fortunatamente queste inique sanzioni sono durate solo 2 o 3 anni e quindi l'economia, diciamo, è ripartita. Però è ripartita per durare molto poco, perché poi scoppiò subito la guerra. E per ricordare Francesco, in quel periodo lì venne venne a Lavagna una grande impresa che facevano lavori di avorio, e prese possesso di quella palazzina in Corso Colombo, angolo Corso Genova, dove adesso tra l'altro c'è uno scultore che espone, ed era Marchione, che erano di Marchiano di Genova. E questo ragazzo, forse sempre stimolato e aiutato da questo, gli ha detto: guarda che in futuro queste cose finiranno. Cioè è un pochino come in questo momento, mi accorgo che nel nostro lavoro non c'è più arredamento, quindi io mi sono messo a fare altre cose. Gli aveva suggerito di lasciar perdere un attimo l'attività marmorara, ma di cominciare a lavorare nell'avorio. E quindi anche lui cominciò a provare in questa bottega, perché loro erano sfollati a Chiavari, in quanto questo aveva sposato una signora di Lavagna, non mi ricordo più il cognome, però aveva la cappella su in via Tedisio, quella cappella a strisce bianche e nere. Quindi questo ragazzo giovane, perché parliamo dunque della 21, aveva nemmeno 20 anni e va a lavorare presso questo laboratorio, e anche lì si distingue, perché comincia a fare delle opere tipo la classica, si faceva un crocifisso, una Madonna, eccetera eccetera. E quindi gli aveva stimolato a dire: vieni a lavorare a Genova quando finirà la guerra. Finisce la guerra, tra l'altro una curiosità: avevano queste zanne costosissime già di avorio, le avevano nascoste, le avevano interrate, come avevano fatto tutti i signori che avevano nascosto le loro opere d'arte. Ad esempio so che i quadri di Villa Rocca Chiaveri li avevano nascosti in un bunker nel giardino di Villa Rocca, quindi immaginate che dappertutto c'erano scrigni pieni di opere d'arte nascoste per evitare che i tedeschi le trafugassero. Quindi questa ditta ritorna a Genova e si porta dietro Francesco logicamente all'inizio fa il pendolare, come si usa adesso, e tra l'altro gli hanno suggerito di iscriversi anche all'Accademia di Gustica, che per 3 anni addirittura, 45, 46, 47, vince sempre il primo premio di scultura, e c'erano dei valenti scultori già allora all'Accademia. Quindi abbiamo questa preparazione. Tra l'altro mi diceva che nel viaggio di nozze si sposò e andò in viaggio di nozze a Genova e dormì nella camera che di solito divideva o occupava quando lavorava dalla ditta in via Santa Caterina. Insomma, io cito queste cose perché mi ha detto la figlia, chiaramente io non l'ho conosciuto. E quindi voglio dire, quest'uomo qua ha avuto una preparazione tale che già dall'esperienza del togliere, perché la differenza tra il modellare e lo scolpire è che il modellare si aggiunge la creta, cera, qualsiasi cosa, mentre invece lo scolpire è togliere. Quindi lui, avendo già la preparazione dei dentelli di maestri come appunto Borelli, che è questo scultore così, ecco, mi dimenticavo, guardando queste immagini vi devo raccontare due aneddoti. In uno c'è il Sacro Cuore e nell'altro, forse se lo riusciamo a ingrandire, c'è il nome di Maria, vedete? Ebbene, questi sono stati i lavori che ha fatto da solo un ragazzo che aveva l'età che vi ho detto, era appena uscita dalle elementari. E c'è un procedimento che qui non si può vedere,
che usavano come un archetto, che praticamente era una specie di trapano, che lo stesso scultore che ha fatto i leoni, che andando a messo lo potete osservare, sono quelli che permettono di forare, che da lontano sono quelli che creano il chiaro scuro. E allora mi ricordo che disse, ma l'aveva raccontato anche questa Stefano, che aveva esagerato nel fare dei fori perché gli era piaciuto l'idea di forare, ma questi davano un effetto vibrante, di vibrazione della luce, tant'è vero che lo stesso Sanguinetto, Zusa, fanno di Bersi, fanno di Risi, sono banalità, però da lontano, se fosse tutto liscio in fondo, non avrebbe la stessa vibrazione che noi vediamo. Quindi quando voi andrete a vedere la chiesa, fermatevi un attimo a guardare tutte queste opere che, raccontate da un artigiano come posso essere io, assumono un valore diverso, perché sennò si passa così, diciamo, senza osservare meglio. Quindi io direi che questo è un periodo che è finito. Lui adesso si dedica soltanto a lavori. E nel lavoro, delle sculture del lavoro, ne parlerà la Giulietta, ne parlerai tu, perché consideriamo che poi è una dicotomia che fa scappare da lì, la differenza tra l'artigiano e l'artista, non ce l'è, lo posso assicurare. L'unica cosa che c'è l'artista è che l'artista deve obbligatoriamente sottoporsi al giudizio dei critici, che è la banalità, cioè chi lo sa fare l'artista fa il critico, e poi deve fare un po' la scena, deve vestirsi estroso. Invece l'artigiano si alza la mattina alle 7, lavora fino alle sere alle 7 e non fa la scena. Comunque i lavori li fanno tutti e due allo stesso modo, anzi a volte meglio. Noi cosa vediamo? Vediamo degli strumenti di questo personaggio che, devo dire, stupisce, perché sono andato a vedere il suo studio, laboratorio, perché gli studi da volte sono enormi, hanno dei carrelli che vanno su e giù, si sorregge i pesi dei, diciamo, delle sculture, mentre invece lui è sempre stato un uomo riservato, semplice, però nella sua semplicità è riuscito. È la cassetta dei ferri. Ma addirittura, se voi vedete alla sinistra, c'è una cosa strana che sembra una cassettina, ma non è una cassettina, era il suo cappello che faceva col pacco, di solito erano o i sacchi del cemento, perché la carta è un pochino più dura, oppure i sacchetti del pane, non col giornale. Il giornale facevano sulle massacchine, invece chi lavorava il marmo aveva questo, che è difficile. Una volta ho provato a fare il cappello, non è facile. Nella cassettina cosa ho trovato? Ho trovato gli strumenti che servono per gli artigiani, che sono gli scalpelli, le raspe, compassi e soprattutto, andiamo avanti, poi nello sfondo si vede un piano di un banco da falegname, che poi serviva per tutti, alzato a mo' di quinta. Però una cosa interessante è il manichino di legno. Allora, il manichino è molto importante, perché tanti che adesso si dilettano a fare gli artisti, quando fanno le cose le dipingono, ma non le fanno mai, nel fatto della figura umana, nuda. Le figure vanno sempre nude, poi vanno vestite, tanto è vero, il manichino dimostra che questo manichino è pronto per indossare qualsiasi vestito, perché se no finisce che se uno fa subito il vestito di una scultura, succede che a voi manca un pezzo di gamba, manca un pezzo di braccia, perché c'è l'illusione che il cappotto o lo chignon o l'aura tutto attorno sopperisca una mancanza. No, la mancanza ci deve essere, ci devono essere le ossa, i muscoli sotto, poi lo si può vestire. Il manichino serviva a Francesco proprio per preparare il bozzetto, che se andiamo avanti troveremo qualcosa di che. Allora, vabbè, qui non si vede tanto bene, comunque è una carta dove ci sono i primi segni di quelli che poi diventeranno, tra l'altro li possiamo vedere qui, di Ardesi, perché tra l'altro ha fatto una cosa fantastica, pensate un po', ha fatto i disegni, ha preparato il modello di plastilina, poi ci ha fatto la forma che voi vedete, sulla forma ha formato il gesso, poi, no, perché la forma di, diciamo, di silicone ha la funzione per fare la fusione in bronzo, perché questi sono i disegni, le opere preparatorie per fare quei pannelli che donò all'oratorio della Santissima Trinità, che tra l'altro poi mi risulta che un giorno, andando alla Santissima Trinità, gli fecero capire che non era tanto ben visto. Non capisco, a volte la gente è proprio veramente scortese.
l'aveva donati, mi sembra, queste cose. Ma comunque succede così. Allora volevo dire, non contento di questa operazione, le ha fatte anche in Ardesia e si trovano in questa torre, quindi voi al primo piano potete vedere queste che sono storie della Santissima Trinità, di una processione del Venerdì Santo, dei portatori di Cristo, della distribuzione, mi sembra, del pane, e queste sono notevoli. Devo dire che io preferisco le Ardesie alle fusioni, perché poi le fusioni, se la gente non sa dargli le patine, a volte diventano un pochino più sorde. Secondo me l'Ardese invece è fantastica. Comunque, questo per farvi vedere il lavoro di questo, fatto tutto da solo. Di solito per fare queste cose, i famosi bottieri che vanno a Pietrasanta si avvalgono poi del solito Giovanni, che poi a Pietrasanta i veri scultori sono Antonietto, Pasqualini, tutta la gente, lì non sono mica i bottieri. I bottieri vanno là, danno l'ultima patinata e poi prendono i famosi miliardi. Via, giriamo. Calco in gomma. Calco in gesso, vedete, logicamente la gomma è negativa, andiamo avanti. Tra l'altro interessante, osservate in giù basso, si vede una torre con un leudo. Quel pezzo di storia lì l'ha ricavata da un dipinto che si trova entrando a destra nell'oratorio. È un dipinto non tanto importante, però è molto importante perché fa vedere come era Lavagna nel fine 600. C'era una torre, che è questa, in evidenza, e poi c'era una serie di casette che facevano da schiera prima di arrivare praticamente a quello che una volta era il castello dei Fieschi, in seguito è diventata la chiesa. Logicamente non c'è ancora il porticato Brignardello, però in basso a sinistra si vede il timpano della Santissima Trinità. Andiamo avanti. Possiamo vedere altre cose. Ecco, questo invece, guardate che raffinatezza. Di solito noi quando usiamo le stecche usiamo delle stecche di legno prezioso, che potrebbe essere bosso o olivo. Il Signore aveva le stecche di avorio. Ora, solo quelle stecche di avorio oggigiorno valgono una fortuna. Scusate la mia enfasi nel dimostrare, perché sto parlando di un mio collega, quindi è come se io lo vedessi qua e avremmo potuto parlare assieme di queste cose. Quindi noi vediamo invece questa casettina dove ci sono le famose fresette, perché l'avorio anticamente lo si scolpiva come io scolpisco il legno, con delle piccole scolpiette, anche se è molto più difficoltoso perché è molto più pesante e omogeneo la consistenza. Però avendo la possibilità di utilizzare, per farvi un esempio, le fresette dei dentisti, praticamente lo strumento che aveva lui era un motorino con tutta una serie di bracci snodabili, e lui riusciva a incidere. Perché con le fresette si riescono a fare delle cose che con le sgorbie non si possono fare. Ci sono proprio ogni materiale e ogni strumento dà un segno diverso. È come se voi prendete, non so, una penna biro fa un segno, una penna stilografica ne dà un altro, un lapis morbido ne dà un altro. Sono tutte cose che segnano, però ogni cosa dà un segno diverso, e il segno fatto con le fresette è eccezionale, perché è fresco e si possono fare anche, in genovese si dice un slabretto. Lo slabretto sarebbe che non ci si ripassa più la seconda volta, perché sennò diventa masticato. Andiamo avanti. Ecco, questo mi ha colpito perché vedete com'era preciso. Lui aveva queste due cassette che magari la ricavate da un guardavì, ci ha tagliato i piedi per non cacciarlo via, ha tenuto le cose e lì c'ha scritto tutte le cose che servono. Sopra sono dei disegni, dei rotoli che tutti noi poi teniamo, che non servono proprio assolutamente niente, perché poi la Rivone dice: cosa ne fa su barba? Cacciali via, andiamo avanti. Oh, qui entriamo invece nella cosa che mi ha sempre appassionato. Dunque, era un bravissimo ritrattista. Mica tutti riescono a essere, ad esempio, scusate, nessuno sarà me ne voglia, ma abbiamo degli scultori famosi a Chiavari, Mancati, che forse uno dei quali ha collaborato, Francesco, con questo signore, che non ne c'entravano uno. Dicevano che lui era bello perché era famoso l'artista. Però nessuno si identificava, tant'è vero che quando si va nelle case a vedere queste signore, i galan o in telarmaio, o in tuo gabinetto, o in tell'office, però non è più tu. Mentre invece io che ho conosciuto Campodoni, era così Campodoni, perfetto, ci ha dato questo,
questo guizzo, perché poi era un uomo, a parte che era un grandissimo artista, lo sapete che quando Donico era un grosso compositore di musica sacra. L'altro non l'ho conosciuto perché era famoso Tommaso Sanguinetti, che è mancato del 25, e quindi D'Alorso non può essere andato alla scuola di Tommaso Sanguinetti, ma è andato a quella di Franchi, che Franchi è stato attivo dal 38 fino al 50 sopra Toletti, dove c'è adesso quella scuola che si chiamava Rock. Andiamo avanti. Ecco, qui ci sono appunto dei gessi che sono la risultanza di quei calchi che vi ho fatto vedere di gomma. Qui c'è un piccolo motorino che serviva per fare. Ecco, qui poi sono i laboratori, come tutti i laboratori, vedete che si avvaleva di strumenti semplici, non dico rudimentali, ma quello che veramente il suo grosso strumento era qua e qua, cioè aveva cervello, cuore e la mano, è quello che è importante per l'artigiano. L'artigiano lavora non per ispirazione. Mi fa ridere quando mi dice: caso ti chiedi ispirazione, ma che ispirazione? Lavoro dalle 7 alla sera. Se mi va bene un lavoro, sono contento. Se va meno bene, sono scontento, ma non lo dirò mai. Ma non è l'ispirazione che ti muove, è lo stimolo. Sappiate che si lavora meglio sotto committenza, perché è una sfida. Il committente ti dice cosa devi fare e tu lo devi fare. Mentre invece nei momenti di stanca, quando non c'è lavoro, ti dicono: potresti fare due statuine? No, non le farai mai. È un momento che sei triste perché non c'hai lavoro, mentre invece è più probabile che ti vengano altri stimoli quando c'è le committenze. E l'amico Francesco era così. Andiamo avanti. Queste sono due splendide, una Madonna bellissima e un'altra che sono, non so, questa non si trova al cimitero, si trova nella villa. Andiamo avanti. Ecco, questa invece è bellissima, questa è un impianto, come vedete, Francesco aveva studiato la scultura, questa c'è la proporzione, ci sono degli scorci difficilissimi, voi immaginate che questo è un alto rilievo, che è diverso dal basso rilievo perché, cosa succede? Succede che sullo stesso piano io devo creare diverse quote, perché questo, diciamo, non so se d'Arimatea, che potrebbe essere quella Giovanni o la Madonna. La Madonna è dietro Gesù Cristo, però è nella stessa quota di questa figura, che potrebbe essere davanti come minimo 2 metri, perché il Cristo è messo in diagonale. Cioè, nonostante tutto è riuscito a metterlo addirittura. Poi la croce che vediamo dietro la testa di questo personaggio è subito attaccata, però da la lontananza, quindi il famoso stracciato di Donatello, lui sapeva queste cose ed è un piacere spiegarle, perché sappiate che non è facile, perché lui sotto il vestito c'è l'uomo nudo, vedete il ginocchio, vedete l'anca, funziona tutto bene, anche la gamba del Cristo poi gira e va verso l'esterno. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo, guardate che meraviglia, di più non so dirvi altro, perché qui abbiamo, questo è già più statico, è più, l'ha fatto precedentemente, tanto è vero così, mentre invece poi un bellissimo ritratto, che io ritengo uno dei migliori, è quello dell'ammiraglio Fagioni, che si trova nella via delle rimembranze a Chiavari, dal municipio per andare alla stazione, è uno dei più bei ritratti. Andiamo avanti. Ecco, questo arriviamo appunto a queste, poi l'abbiamo messo un po' così nel giardino, questi Ghio Schifini, che sono il banchiere, il papà dei banchieri, e la Schifini era cugina di Mazzini, tant'è vero che a Chiavari la Schifini abitava sopra il cinema Mignon davanti alla pasticceria Coppello, e adesso fa parte della grossa eredità di Fonda, tant'è vero che lì abita una porzione della famiglia dei Fonda. E questo signore è un grosso personaggio anche per Chiavari, perché è stato fondatore della Società Economica e poi aveva questa grossa banca d'affari in Piazza San Giovanni. Possiamo andare avanti un attimo? Questi li possiamo vedere qui, vedete, avevano queste facce particolari, anche lui si è avvalso di fotografie. Questo invece è il partigiano Sanguinetti, Bocci, della divisione di Coduri, ed è di Cavi Borgo.
Noi l'abbiamo conosciuto con Fogola, mi ricordo, già ancora maschio e femmina, e l'avevamo intervistato, ma negli anni 80-90. E ciò nonostante tutto, che fossero passati quasi 50 anni dalla liberazione, erano reticenti, e non ce li ha mai visto. Ma di me, quanto è che... cosa fai? Ma allora ti sapresti... Invece gli altri, ma per i denti, 5 minuti, con te butti tu. Loro invece erano, loro hanno sempre paura che debba venire quell'altro, il nemico, e non hanno torto. Vabbè. Comunque Boccia è fantastico perché l'ha fatto contadino, ma è un personaggio che l'abbiamo conosciuto. Andiamo avanti. Ecco, questo è questo personaggio che una delle fotografie che diceva l'amico, Linda, dell'amico prima. Mentre beve, volevo far vedere, scusa, ritorno un attimo indietro. C'era questo dipinto famoso, che è quel dipinto lì, no? Ecco, vedete, c'è un bellissimo dipinto molto importante, roba, posso dire, del 600. E un aneddoto che mi ha raccontato appunto la Lina, è che lui era appassionato d'arte e una volta andando a Genova in una casa, accompagnata appunto da questo signore degli avori, tirando fuori, come si usava una volta, il borghese che aveva passato il periodo che aveva bisogno dei soldi, senza volere, ha tirato fuori l'armadio e dietro c'era questa opera. E questo ha detto, a voi piacevela, come dire. E lei ha detto, ma piaceva, ma ci vorrebbero dei soldi. E allora mi ricordo che disse il padrone, tu prendila, ci penso io, poi ci rifacciamo con il lavoro. Quindi è merito dell'intuizione di Francesco, ma anche della bontà, diciamo, del Signore. Quindi io vi potrei raccontare, io poi ultimamente lo vedevo, vi potrei raccontare di... degli aneddoti che anche lui sempre con riservatezza, no? mi raccontava, poi lui aveva una passione, dopo le burrasche di Mareggiate e di Libeggio, lui diceva, pago fino ai cavi, come ai cavi? Andava sul righino del mare, piano piano, e lui diceva, io trovo 450 cadenette, due vere, e con questo poi faceva delle fusioni che regalava alla Lina, è vero? Quindi anche questa cosa di dire non perdo tempo, perché anche la passeggiata per lui aveva una funzione di trovare queste cose. Poi era amico di tutti, però la cosa che veramente gli ha dato più fastidio di tutti è essere stato praticamente cacciato via, non so per quale motivo, dalla confraternita, lo ripeto ancora una volta, punto. Ah, mi dimenticavo di dire, ha fatto 3 crocifissi di legno. Perché due li possiamo vedere qua, uno nell'oratorio della Trinità, che è molto bello, e un altro che invece è nella chiesa della Madre di Dio. Il terzo, che ha avuto più successo, perché si trova addirittura all'Università Bocconi, è andato che aveva preso legno, come vediamo tutti, da un falegname di Cavri famoso di Lavagna, Lanon, e a volte noi non sappiamo cosa c'è dentro al pezzo di legno, può succedere che dopo 10 minuti, dopo 10 centimetri troviamo o un nodo o una fessurazione, eccetera eccetera. Successe che, andando avanti nel lavoro, trovò in un pezzo che poi sarebbe diventata una gamba, una falla, un difetto, io non so quale perché non l'ho visto, ma immagino che fosse un nodo, e lui seccato lo cacciò nella legnaia. Tempo dopo vennero dei collezionisti, degli appassionati o forse anche dei clienti e vollero qualcosa di suo. Gli fece vedere logicamente gli avori, tutte le cose, no, ma noi vorremmo qualcosa di più grosso, eccetera, eccetera. Poi, mentre attraversano questa piccola laboratorietto, piccolino così, che forse non so, poteva essere un ex polaio. Il Galinà. Questi signori in mezzo alla legna vedono questa, che anch'io avrei preferito, un non finito, perché... E quindi per certi appassionati, come sottinteso noi, vediamo che già nel non finito c'è già tutto, come diceva quel signore fiorentino, che a volte non occorre andare avanti oltre, basta così, finisce. Bene, questi signori prendono questo oggetto e dove lo portano? Lo portano a Bocconi, quindi viene più visto questo crocifisso a Milano, forse che i crocifissi che abbiamo qui a Lavagna. Bene, fatemi qualche domanda e vi posso raccontare se so qualcosa. Dopo questa relazione penso che avrete capito perché ho chiesto a Casoni di venire, perché sono stato eccezionale, perché non è la solita relazione cattedratica. Lui ci ha messo
la conoscenza di papà, il cuore, e poi ci hai messo anche qualche battuta che no, ci ha tenuto svegli. Sì, ma era quello che poi erano gli artigiani. Io ho una, l'ho già detto qualche settimana fa sulla piazza in occasione di uno spettacolo di amici, io sono legato a Lavagna perché Lavagna è diversa da Chiavari, no? Perché dunque l'orto confina col mare. Mi ricordo sempre quando ero dalla Nata, che avevano fatto delle opere bellissime, erano portatori di Cristo, eccetera, eccetera, che arrivavo, eravamo lì che stavamo facendo un lavoro di grande precisione, di grande impegno, arrivava, non so, in Ghisan, o arrivavano i Bastien con la caretta quadrata, perché sappiate che la caretta ha una funzione importante. E carrette, quelle quadrate qui in arroyo assolo. Ricordatevi che i passi devono essere larghi come una carretta. E quella lì è di tutti, sappiate che ultimamente li hanno chiusi. Ma in teoria potremmo andare lì, adesso ad esempio per andare in un orto che io conosco, lungo il fiume, dal via Garibaldi ci hanno messo un cancello. È vietato, perché i passi sono di tutti, ed è il passo per andare sul seggio. Ebbene, veniva un Bastian, come dire, ma si è rotto un maniga a sapa. Franco, lascia perdere, oggi pazienza, ma mi devo fare. Si metteva lì, andava a scegliere il pezzo più bello, ci metteva, poi andiamo a bere. Cioè, quel manico lì costava un minimo 100.000 lire. Però lui era contento perché aveva soddisfatto, vabbè, quando ti vedi poi ti porto due colpi, pensa un po', due colpi. Perché... Questo era Lavagna. A Lavagna c'era poi qui, avevate due personaggi, come ha fatto un militare come me, che era sempre ciucco e che vedeva i funghi, era bellissimo. Quindi io quando vengo a Lavagna sento ancora profumi questi personaggi, che purtroppo a Chiave sono diventati tutti borghesi, e se vergogna, come diceva Bertozzi, posso dire? Le donne si possono tappare le orecchie. Bertozzi ha sempre detto che è Chiavari, Lorenzo, no, tu non sei di Chiavari, dai. Non sei. E donna Chiave e su, Borsa de Prada e Borsa de Lenin. E con questo basta. Bravo Frecchi! Centro storico, abbandonate in fondo alle cantine e nelle chiese dimenticate. Domande di vecchi monaci, di granddottori ed anche di bambini. Domande molto false, molto vere. Domande bianche, domande nere. Solo domande autentiche. Nel negozio vendeva, nemmeno una risposta, già molto usata aveva. E adesso che la gente non viene più a cercare, chiuderà la vetrina e tornerà ad andare. Cercherà più domande, nemmeno quelle strane che una volta i bambini facevano alla madre. Andrà per strade altissime, solide e consacrate, e troverà risposte soltanto autorizzate. Thank you.
solo domande autentiche nel negozio vendeva, nemmeno una risposta già molto usata aveva. E adesso che la gente non viene più a cercare, chiuderà la vetrina e tornerà ad andare, e tornerà ad andare.